I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Yeah, yeah, yeah. Eccoci, buongiorno, buongiorno, come state? Insomma, ci auguriamo che stiate bene e che soprattutto passiate una bella ora insieme, una bella ora in streaming, quindi su casalotto.it fino alle 15.30 staremo insieme, avremo un gioco, tante notizie, adesso vi ricorderò anche i nostri contatti e poi naturalmente i consigli, quelli non mancano perché ricordiamo che è già serata di estrazione, al numero 8, l'ottava estrazione di questo mese, alle ore 20 saremo di nuovo in diretta con voi naturalmente. E allora con voi, con me, c'è anche lui, c'è anche il nostro grande esperto Marco. Buongiorno e ben ritrovato, ciao. Ciao Sheila, ben ritrovata, un buon martedì va ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto, pubblico del web, quindi parleremo tra poco di grandi novità, ricorderemo quali sono a breve insomma le televisioni che stanno per ospitarci. Io devo ringraziare come sempre, mi avete visto anche oggi in apertura con il tablet in mano, anche perché proprio attraverso la pagina Facebook lì o Marco, insomma siete tantissimi, siete veramente tanti. Purtroppo avevo promesso domenica di esserci, non ce l'ho fatta, vi ho già chiesto scusa nella giornata di ieri, ma è stata una giornata per me molto particolare, quindi insomma per domenica non ci siamo chiacchierati, quindi non abbiamo parlato. Che promessa avevi fatto? Sabato avevo promesso che domenica, come la domenica precedente, avrei dedicato insomma parte del pomeriggio a chiacchierare con gli amici di Facebook per vicende familiari. Quindi ti aspettavano. Esattamente, quindi poi qualcuno mi ha scritto no ma oggi non ci sono, non risponde nessuno e purtroppo insomma è andata così. Detto questo, dove sono? Ah, dentro lì. Sei lì adesso. No, non posso vedermi, no, sei tu che no. Mi vedi, esatto. E quindi dovrei guardare di là anch'io, no, non lo so, io guardo dritto. Stavo dicendo appunto che l'opportunità è quella di continuare a chiedere ovviamente l'amicizia, poi ne parliamo con calma, abbiamo tutto il tempo di farlo. Questo è l'indirizzo esatto, Lio Marco, non c'è in mezzo la E. E questa insomma è una pagina personale, continuo a ricordarlo. L'unico scopo della stessa è, a parte qualche regalo che facciamo, insomma in relazione ovviamente ai numeri, ma è mantenere i contatti per poi informarvi quali saranno tutte le emittenti. E devo dire, è divertente. Detto questo, ti ridò la parola, così ricordi anche gli altri contatti. Io vado avanti ad accettare amicizie, perché come sempre ne arrivano di richieste veramente tante. Grazie, a tra poco. Era un attimo, qualche secondo fa apparso naturalmente il numero di WhatsApp. Io vi ringrazio anche soprattutto per l'affetto che comunque ci state dimostrando, che non ci avete lasciato, che continuate sempre a seguirci dal 2 di gennaio, quindi sono ormai qualche settimana che insomma siamo comunque in onda, non in TV, questo accadrà tra brevissimo, ma siamo in streaming, quindi siamo nel web. Comunque sia, siete davvero in tanti che ci state seguendo e questo ci aiuta anche a noi insomma ad andare avanti. 338 68 49 539 è il nostro numero di WhatsApp, che non è assolutamente cambiato, quindi eccolo qua il tablet con i vostri messaggi, anche perché tra poco andremo a lanciare questo giochino. Questo gioco che insomma ha tenuto compagnia tempo fa, giornate, settimane qua in diretta a Casalotto, era un gioco che piaceva tanto, quindi abbiamo pensato per voi, per farvi un regalo, di riproporlo. Infatti, però il nome è un po' cambiato perché Bon Bono, scopri il Bon Bono. Quindi bisogna scoprire quale personaggio misterioso cela dietro questo cuoricino. Ah, però, donne, per la gioia dei nostri occhi. Con questo corpo chi se ne frega di chi è la faccia, insomma. Insomma, no, beh. Vabbè, è vero, però. 338 68 49 539, che fisicata! Chi potrà mai essere
essere questo personaggio misterioso? Voi, come sempre, io lo dico, iniziate a sbizzarrirvi nel pensare chi possa essere, poi io, in base a quello che voi mandate, vi aiuto se è italiano, se è straniero, se è un modello, se è un attore, insomma, adesso abbiamo appena iniziato, non posso dare altri aiuti. Aspetto i vostri messaggi, quindi so che aspettate anche l'inizio di Marco che possa lanciare i nuovi consigli, perché ricordiamo che tra qualche ora saremo comunque di nuovo qua in diretta in questo studio alle ore 20 per la 8ª estrazione. Dunque io vi aspetto tra poco, amici, anche con le notizie che naturalmente non mancano, per riempire questo bel pomeriggio insieme. E... però, insomma, merita, A me che non sono mai così piaciuti i palestrati, i fisicati, però devo dire, qua è giusto, qui è giusto. un bel palestramento quello lì. Una bella tartaruga. Sì. Guarda, metto giù anche Facebook intanto, ecco, poi allora, vado avanti a rispondere. Bene, bene, Marco. Dunque, vi aspetto tra poco. A te, Marco, con tutti gli amici di Casalotto che ci stanno ascoltando. Assolutamente. Io tra poco vi invito a seguirmi in redazione. Intanto diamo un'occhiata anche al quadro estrazionale, perché quella di sabato è stata un'estrazione importante. Ci sono una serie di risultati, quel 30-41 è un piccolo ambo che è arrivato, che ha sicuramente premiato tantissimi di voi. Per fortuna, insomma, anche altro abbiamo portato a casa, ne abbiamo vissute di meglio, quindi non è stata sicuramente un'estrazione esplosiva per certi aspetti. E da subito vi ricordo quello che è un ritardo che non desta sospetto, perché poi in realtà questi 6 centenari sono molto complicati. Sappiamo addirittura essersene presentato uno tutto nuovo, quindi per la ruota di Bari, e vi avevo già dato un'anticipazione ancora prima che lo diventasse centenario, ovviamente sul numero 17 un'opportunità. Ne parleremo anche oggi, quindi con calma, rimanete lì mi raccomando, perché ci sono delle strade interessantissime in questa scusate, settimana. Quindi tra l'estrazione di questa sera, appunto quella di martedì, quella di giovedì e quella di sabato, le opportunità sono straordinarie, proprio in relazione anche al gioco dei centenari. Io però vorrei iniziare con un dato storico, perché quella di oggi, come dicevamo anche nella giornata di ieri, è per noi un punto importante. Si supera la metà del mese e quindi abbiamo un concetto statistico che è sicuramente avvantaggiato rispetto alla partenza, non è un salto nel vuoto. Il gioco del 9 di 90, che è stato per certi aspetti importante, ci si aspettava di più, però insomma qualche buon risultato l'abbiamo ottenuto. Sabato invece no, il gioco del 90 non ha portato a nulla, c'è stato un buon 9 che invece ha poi portato un ambo su ruota, però noi attendiamo questo zerato straordinario, e come spesso leggo insomma anche su Facebook, ce n'è di gente che si è intestardita con l'ambo secco 9,90. Io lo voglio ricordare, insomma l'ambo secco 9,90 non è così facile, è un ambo che, insomma, se andiamo a contare e a controllare all'interno di un anno, non ha questa altissima frequenza. Quando io e Leo parliamo di 9,90, si parla di 9 come ambata, e quindi che segue una traiettoria, e di 90. Ogni tanto cerchiamo di passarvi l'ambo 9,90. È inutile intestardirsi con un unico ambo quando questo, insomma, poi magari non è in un buon periodo. In questo momento lo è, però non è detto che poi arrivi, quindi non fissiamoci con questo e trascuriamo magari poi invece quelle condizioni che portano i risultati, e ne vediamo tanti. Allora, voi già vedete l'895 5095. Io però vi chiedo di seguirmi, perché con voi vorrei ripercorrere sul quadro estrazionale proprio dalla redazione la parte tecnica che ha non convinto me e Leo, ma sicuramente portato me e Leo ad usare ancora per questa sera il 9, e vedremo un po' di roba di figura 9 molto interessante, e il 90 con una somma 90 molto particolare. Per chi vuole già entrare nell'895 095, le linee ci sono, ma vi invito a seguirmi, e allora venite con me, andiamo. Rieccomi, allora, 895095 è lui, il portale multiservizi più conosciuto, sono le news statistiche di Casalotto, ed è quello che da sempre, quindi insomma 10 anni, si occupa per quanto riguarda Casalotto, e quindi quando lui è nato, del gioco del 9 e del 90. Il 9 e 90, come dicevo dallo studio, non vanno sicuramente a rappresentare i frequenti, perché i numeri frequenti sono tutt'altra storia, anche se poi in determinati periodi storici abbiamo osservato come alcune ruote particolari portassero con piacere l'uscita del 90 con una discreta frequenza. Beh, attenzione, diamo un'occhiata a questo 2 e 88. La ruota di Firenze in realtà aveva già portato
tracce e possibili condizioni in relazione al gioco del 90. Venezia, che recentemente ci ha dato il 90, ce lo ha già ripromesso proprio sull'estrazione di sabato dall'estrazione di giovedì. Quella di sabato ce lo riporta questa sera e quindi gira che ti rigira ci sta. Ci sono anche elementi straordinari in realtà sulla ruota di Venezia. Quel 2,88 e l'88 noi spesso lo definiamo precursore del numero 90, si rincorrono. Quando esce il 90 giochiamo l'88, quando arriva l'88 usiamo il 90. Bene. Qui utilizzeremo lambo e il terno con il 90 ed è stasera particolarmente atteso. Io qui mi rivolgo anche a chi sta seguendo altre tracce sul gioco del 90. Insomma, altri consigli che io e lui abbiamo portato, soprattutto dedicati a sabato, ce li rigiochiamo, quindi non fate quell'errore. Poi lo speciale numeretto 9 nasce da una traccia importante, il triangolo che avete visto nel gioco di figura 9 che arriva appunto dall'81, 36, 72, parliamo di un triangolo di figura 9 che non può far altro che confermare il 9. Il 9 è proposto con due terni secchi. Tutto qui è davvero facile. E allora occhio a 9, occhio a 90. Vi aspetto con l'io ovviamente dopo il tasto 3 del portale più usato e conosciuto dagli italiani, lui, lo storico 895095 che è aperto a tutti i cellulari, quindi ne avete uno che sia TIM, Vodafone, Wind 3 è indifferente. Vi costa la metà della vecchia tariffa flat. 2 euro è il costo della chiamata invece da tutta la rete fissa. Per avere il 9, il 90 e i loro abbinamenti per l'estrazione di oggi non vi resta che correre nel 895095 e schiacciare il tasto 3. Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu. Tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento, io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu. Coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento mi si placa ogni tormento. Perché qua mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione ho trovato una ragione. Yeah. Agrigento, 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 Agrigento. Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu.
di passione fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento io mi apro al tradimento. Mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Bene, allora recuperiamo e lucidiamoci un po', insomma, la vista e gli occhi, perché il fisico c'è e si vede, ma bisogna anche indovinare chi è. Allora, vediamo, abbiamo visto che il fisico è pazzesco, bello, una scultura. Non è più così. Un Donatello, eh? Non è più così. E infatti non so di quanti anni è questa foto. Non è più così. Si manterrà comunque bene. Qua sì. Forse è gli anni in cui, perché ha fatto un calendario, possiamo dirlo? Te, sì, te lo ricordi? Sì, penso che questo pezzo sia addirittura erano, di quello. Credo, insomma, quel periodo in cui era proprio tirato per fare, insomma, il calendario, comunque servizi fotografici. Vabbè, è di casa nostra, posso dirvelo? È italiano il personaggio. E vi dico che è figlio d'arte, basta! Allora, dai! Beh, insomma, non dai. È che ce n'è tanti messi così, eh? Io conosco figli d'arte che sono più verso il mio di fisico. Non è che ci si arriva subito, magari. Dai, vi do altri aiuti più tardi. Dai, che aspetto ci arrivano, ancora più sì. Risposte da parte vostra. Restiamo però in tema sempre di Bellocci. Poi è una questione sempre di gusti, l'estetica. Ah, io l'ho visto in televisione, lui a me non piace tanto, però le ragazzine, le teenager, stanno impazzendo, sai, Milano moda maschile, sì. Da prima PT uomo Firenze, adesso insomma si vedono un po' di Bellocci in giro per Milano, sì. Feste, insomma, se vedete un po' di movimento in questi giorni è anche per l'arrivo di lui, che è giovanissimo. Infatti lui si chiama Lucky Blue Smith e sta facendo impazzire Milano. Il modello più amato del momento pare che sia, centinaia infatti di ragazzine che lo inseguono per la città e un appuntamento diffuso attraverso i social. Lui poi ha fatto una cosa geniale sui social. Insomma, questi sono gli ingredienti per trasformare la presentazione di una collezione in un evento in grado di bloccare il traffico. Perché lui ha scritto Milan, come meet me at San Barnaba o Barnaba? Barnaba? San Barnaba? Comunque 27 2 p.m. ovvero San Barnaba. Milano, incontriamoci in via San Barnaba 27 alle ore 14. Il modello lui, Lucky Blue Smith, ha dato un appuntamento via Instagram alle sue fans per incontrare all'uscita della serie di Ralph Lauren, dove ha partecipato alla presentazione della collezione uomo per l'inverno 2016-2017 e c'è stato il delirio fuori. Perché lui proprio l'ha comunicato, mi volete vedere? Io sarò lì alle ore Figurati. 14. E c'è stato il delirio, ragazzine, anch'io ai loro tempi magari, insomma, non proprio magari mi strappavo i capelli, però se per c'era un modello, però vabbè, insomma. Che ha adesso? Io vorrei chiedere alle ragazzine, le teenager, che ha questo ragazzo di così? Boh. Vabbè, è molto carino, insomma, i capelli a me fanno impazzire, quel colore lì lo vorrei domani mattina, ce l'ho mezzo naturale, però io... ambisco al colore argento, che però sì, adesso è un castano lui, sì, adesso, ma quando perché... c'hai meno di 20 anni l'effetto è bellissimo, quando invece sì, ce l'hai in teoria naturale è carino, è bellino, ma sì, è carino, ma non... magrolino, ecco, devo dire. Ecco, è molto mingherlino, c'è quella magrolino. Foto, sì, quella foto in maniche corte, eccola qua, insomma, guarda il braccino un po' sciuttino, sì, nulla a che vedere, diciamo, insomma, che siamo col, al limite. Col personaggio da indovinare oggi non mi piace come modello in quel senso, insomma, per i giovani mi sembra ancora di ritornare alla moda un po' troppo anoressica e si era un po' abbandonata, però io sono rimasta ai tempi di Marcus, per esempio, io ero pazza di Marcus, fisico, insomma, io mi trovo questo storia. Ragazzino giovane mingherlino, insomma, vabbè, però che è strano, perché comunque nella moda maschile il corpo definito muscoloso, quindi insomma in piena salute è sempre stato di moda. Il fatto di vedere sto declino, beh, però in effetti sì, è già un po' di anni che si usa il troppo secco e è non vero. È un granché. Ci ho fatto caso, ho notato, però vabbè, non è proprio il mio genere.
per la gioia comunque di tante ragazzine che si già sono già voglio dire dobbiamo lottare quotidianamente con, purtroppo io continuo, poi la popolazione cinese prima o poi metterà una bomba in macchina, la produzione non fatta più da noi . E quindi sto made in Cina che ormai è assolutamente mondiale, passatemelo per certe forme, certe linee, anche quelle economiche assolutamente, diciamo quasi da cestoni al mercato, ci sono delle robe originali e quindi va bene, per chi magari ama una moda un po' stramba, insomma, si trovano, diciamo, articoli originali. Fanno schifo le taglie, perché sono veramente fatte non so su quale criterio, perché non esistono praticamente più. Allora, o sei un bambino di 6 anni e allora entri in una S che loro ti spacciano come tale, ma dalla S alla XL, che sono, diciamo, le taglie comuni, c'è una differenza che è fatta di pochi millimetri e non vai dentro da nessuna parte. Vero. Questo non è solo un problema per me che c'ho sulla panza. Io mi rendo conto, per persone anche magari un po' fisicate, perché nel momento in cui fai un po' di palestra, io metto lardo, quelli mettono muscoli, ma poi la circonferenza più o meno si somiglia, non vanno dentro da nessuna parte. Quindi non riesco a capire con che concetto continuino su questa traiettoria, perché la gente poi non è magra, inchiodata così. Quindi va bene la sfilata, va bene quella che poi il prêt-à-porter, che tanto poi non si vede, fa parte dello spettacolo, ma nel momento in cui poi me la rendi anche commerciale, non capisco cosa vendono. Perché la gente non ci sta, quindi non vendi niente. Ha senso? No. No. Attaccaci qualche centimetro di stoffa, così almeno la gente la roba la compra. Chiaro. Perché mi capita spesso di vedere persone fisicamente normali che non vanno dentro sta roba e quindi ci rinunciano, oppure hanno le maniche corte, non lo so, sono veramente fatti da cani. Tanto il mondo di oggi, quindi è una roba mondiale, non è solo un problema nostro. Certo. Quelli fanno tutto loro e quindi noi compriamo, non so con che testa. Vabbè. Con la speranza di tornarci dentro, vabbè. Allora, scopri il bombono, chi è? Allora, dai, adesso do la parola a Marco che vi porta in preziosi consigli per questa sera, ricordiamo ottava estrazione, poi promesso che insomma leggerò qualche vostra risposta e in base a qualche nome che non è ancora arrivato, quello giusto, vi darò ulteriori indizi. A tra poco. Bene, allora no, devo dire una cosa che tu mi hai detto prima mentre insomma stavamo in promozione e quindi vabbè io la svelo sulla storia dell'87 che tu mi hai chiesto e devo dire... Ah sì, mi è cascato l'occhio proprio... Sì, insomma no, lo voglio dire perché intanto insomma siamo anche sul web quindi è tutto molto molto più libero. Sheila mi dice, è uscito l'87 sabato sera a Venezia? E ho detto no, nessun centenario. La risposta è stata, ma la gente che va in televisione e urla che questa sera ci sarà l'87 garantito e il 90 ve lo garantisco, è quello? Ve lo garantisco. Dopo, quando sta roba non esce, come fanno ad andare in televisione? Beh, insomma, posso dirlo, la faccia come il culo ce l'hanno, perché io non riesco a capire. Voglio dire, anche io e Lio ci occupiamo di calcoli, parliamo di numeri, a volte si vince, tante volte si perde. Questo è un lavoro che ormai ha quasi 20 anni di vita ed è sempre stato fatto così. Credo che nel momento in cui tu stai solo cercando di portare un consiglio che ha una matrice tecnica, che ha un calcolo, e ci provi, ovvio, no? Quindi lo stai consigliando. Ma c'è gente che proprio... Lo esclama proprio. Sì, no, io quando per esempio poi ho visto, allora in questi giorni dove devo ancora lottare con la mia depressione per la vicenda ancora in corso e quindi insomma mi sono messo ad osservare personaggi e persone che neanche ne conoscevo l'esistenza e quindi ho iniziato a smanettare con la televisione. Ma mi è venuto il vomito, ti giuro, io sono rimasto tante volte, insomma le amiche, gli amici ci segnalavano anche con WhatsApp o su Facebook anche in passato, magari personaggi strampalati, va bene, poi ognuno fa quello che vuole, io ripeto, non amo in questo senso criticare nessuno perché poi il giudizio arriva dal pubblico, tutto ciò che va avanti ovviamente nasce, è un doppio rapporto, non è che perché si sta di qua si fa quel che si vuole, ma non riesco a capire se davvero dall'altra parte qualcuno riesce a crederci, riesce a guardare certe robe e io sono rimasto basito. Ho trovato proprio su canali alti, quindi insomma canali con emittenti locali, dei personaggi assurdi. Venerdì ce n'era una, addirittura andava in trance e ti giuro. Io la guardavo, io voglio come, un attimo difendere un matto, te, Lio. Io vi conosco da 9 anni, è 9 anni che collaboro, insomma, e sono vicino a voi, quindi io so come lavorate, lo studio che fate con i numeri, davvero ci mettete proprio... Tanto è del vostro. Sì, ma poi non è che li puoi dire... Io non vi ho mai sentito in 9 anni dire stasera esce l'87 in questo caso. Mai. Al massimo avete sempre detto... È un periodo buono. Certo, ecco, assolutamente. I calcoli te lo confermano, ci provi. Tante volte va bene, tante volte va male. Ma non avete mai dato la garanzia in diretta su un canale nazionale che sappiamo tutti qual era? Ma neanche quando stavamo nelle locali,
Ecco, perché cioè, questa è una differenza, Shelley. Un'altra roba che la gente mi fa notare, no? Concludi, dopo finiamo sul discorso, perché ha un senso. Venerdì pomeriggio credo sia stato per curiosità, ero a casa tranquilla, ho fatto zapping, ero collegata a voi perché vi volevo vedere l'apertura, ma ero anche dove noi siamo stati per quasi 9 anni. Ah no, io non mi riferivo alla concorrenza intesa come tale, però... E proprio in quel momento, insomma, viene esclamato questo, l'uscita di questo 87 e poi anche no. E io tra me ho detto, sabato non è il mio turno, c'è la mia collega Clara, poi lunedì vengo in studio e chiedo, perché poi sabato non ho visto la diretta, quindi non ho visto neanche la griglia estrazionale. E prima appunto, ma l'87 per curiosità è uscito? No. Perché veniva detto con quella certezza. C'è un segreto però, ho capito. Che ho detto, allora, ma caspita. Però Sheila, allora è come se io oggi fossi in diretta nazionale. Che hanno la sfera di cristallo? No, ma io ti garantisco l'uscita dell'87 e dopo mi vedi tra una settimana o 10 giorni. Io ho sempre cercato non di spiegare le differenze, perché non devo svelare nulla a nessuno, però sicuramente è curioso vedere come lo stesso tipo di lavoro può essere fatto in modi diversi. Io rimango male, perché poi dico gli amici da casa, sicuramente Casalotto è stata e anche a volte molto noiosa, perché gli ospiti in studio sono sempre quelli, cioè se non c'è io c'è Marco o ci siamo tutti e due. Questo però è sintomo, e non sono io a dirlo, siete voi, però insomma siamo entrati nel discorso, lo ricordo, di serietà, perché se io oggi la meno tanto con l'87 di Venezia e poi domani non è arrivato, io domani sono qua e quindi devo andare avanti, e l'onestà e la chiarezza, e lo so, ma questa è la differenza, perché poi se tu hai a che fare con 20 persone diverse che oggi urlano ma li rivedi tra 15 giorni, quando si guarda la televisione ci si dimentica, è quello un piccolo segreto. Invece essere in casa degli amici tutti i giorni, devi rispondere di quello che fai. Tutti i contatti che noi abbiamo sempre avuto sono veri, quindi poi vabbè, c'è qualcuno che si arrabbia perché magari non rispondiamo, ma perché siete una valanga di gente. Altrove io non vedo contatti o insomma passano veloci, e quindi anche sta roba qua mi lascia perplesso. Ci sono altri aspetti che mi hanno davvero portato, io rido poi perché non lo so, insomma, hai detto tu, nazionale, non nazionale, canale o non canale, noi adesso siamo sul web, potrei tirarmi giù i pantaloni, ecco, faremo tante visualizzazioni per la buffonata, non lo facciamo, siamo uguali anche qui, noi abbiamo girato tantissime emittenti, tantissime, da quella più scrausa a quella diciamo più importante che ci è stata offerta, l'atteggiamento di Marco e di Lio, il modo di parlare è sempre stato quello, perché noi siamo fatti così. E quindi, allora, chi ci vedeva prima di là, chi ci ha visto 20 anni fa, chi ci vede adesso sul web, trova esattamente la stessa identica cosa. Un'altra roba che mi porta curiosità, e poi andiamo a parlare di centenari, è come su un canale uno è così, su un altro canale non è così. Allora, se tu in quel canale presenti il circo, e allora il contesto è il circo, e poi magari in un altro canale fai il telegiornale, è ovvio che sono due contenitori, due contesti diversi, il circo richiede insomma un po' più di energia, insomma invece istituzionalmente un telegiornale, insomma devi essere più serio, però capisci che sono trasmissioni diverse. Come si fa a parlare di lotto, quindi insomma passarsi per esperti del lotto, da una parte fare veramente il circo e dall'altra provare ad essere seri? Io credo che chi ti vedeva fare il circo dice, vabbè, ho capito, ma adesso perché qua non lo fai? Perdi credibilità nel canale dove magari è 20 anni che fai lo show, e qua fai la persona seria, triste, depressa, che cerca di... E questa roba secondo me fa un po' senso, eh? Ed è una roba che subito hanno notato, e che le persone, ma non 5, 10 o 100, io ho un'invasione di messenger privati, quindi per fortuna, ecco, certe critiche non le avete postate pubblicamente, quindi rimane uno, e mi fanno notare questo atteggiamento, loro sono le persone da casa che mi hanno portato ad andare a vedere cosa c'è in giro, perché sentivo dei nomi di persone che io neanche conosco, poi vai a vedere e dicono che sono in televisione da 30 anni, ma io non l'ho mai vista sta gente, però non guardandone troppa, ci può stare, non, ma come addirittura in onda nello stesso momento, perché proprio venerdì c'erano due trasmissioni parallele, quindi dove eri in diretta, di qua o di là urli, di qua sei una persona seria, chi sei per lo stesso lavoro, boh, vabbè. Ma io mi sono messa nei panni invece del pubblico, di chi li stava ascoltando, ma il pubblico di chi magari non è stupido, aspetta che noi torniamo in TV e quindi magari per curiosità li stava ascoltando. Io speravo e dicevo, io spero che domani, che è sabato, e vanno a giocare, non puntino, ecco, 50 euro sì, su quel numero lì. Perché ti viene, lì. Perché se uno perché garantisce ti viene, urla, ti sì. garantisce una cosa, e uno dice, ok, vabbè, per una volta gioco,
Ecco, io spero davvero che abbiano giocato con moderazione. No, ma credo che gli amici da casa, allora, intanto i tempi che corrono sono di estrema tirata per tutti, quindi ovviamente soldi da buttare anche nel gioco non ce ne sono. Ecco perché a me è successo a volte anche magari di parlare di altri giochi dove ne servono di più. Il gioco dell'otto va preso come tale, quindi anche quando si vince, ovvio, facciamo una quaterna, ma non è così facile da farsi, è un gioco complicato. E quindi insomma bisogna solo starci dietro usando sempre pochi soldi, mi raccomando. Perché avere la garanzia di avere un ambo o avere un terno, è ovvio che ci fosse mai quel tipo di garanzia, ognuno di noi ci metterebbe sopra tanti soldini, yeah, perché ne prendi tantissimi, ma non è così. Vabbè, detto questo... restiamo in tema di 87 adesso? Ma certo, okay, perché fa parte comunque dei ritardatari. Allora, siamo ritornati a 6 centenari, un bordello. 6 centenari sono veramente un casino. Eh sì, anche da gestire. Però li possiamo provare. Allora, abbiamo un 17 a Bari. A me questo piace tanto, 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 perché è a 100 da sabato, quindi 100 turni. Siamo a 124 turni per il 41 di Milano, il 30 è a 115, 131, quindi ha superato i 130 ed è un range instabile, l'87 di Venezia, poi Palermo 110 col suo 29 e 70 a Napoli 105. È un delirio, perché vanno da 100 a 131 e stanno passando tutti i paletti tra i range del 100-110, del 110-120 e addirittura abbiamo superato con l'87 di Venezia al range 120-130. Quindi ognuno di loro in realtà ha una posizione strategica, diciamo, importante, ma usarli tutti è un delirio. Io e Lio abbiamo scelto una traccia che comprende il più vecchio e anche il più nuovo, quindi adesso non andiamo in redazione, sto qua e quindi vi invito ad usare l'89-22-77, quindi fate attenzione perché è un lotto flash ultimo minuto, speciale centenari e non solo per l'ottava estrazione, quindi quella di questa sera. Abbiamo inserito il terno nel punto di fortuna, che è semplicemente una ricerca numerica tra i frequenti e quindi in teoria vale di più rispetto ai ritardatari. È una aspetto importante perché dal terno nel punto di fortuna voi sapete che ci sono delle tracce che seguono un connubio e quindi è una fusione di calcoli. Un terno con un euro si può giocare. Occhio al gioco dei ritardatari, quindi noi ne abbiamo inquadrati 4, ma non è così complicato perché poi è una doppia condizione, vengono contemplati i due di Milano, ma i più importanti rimangono 17 a Bari e 87 su Venezia e tanto ce li giochiamo in ambo eterno, quindi non ci sono mille abbinamenti, più il la condizione, scusate, con il solo terno di Bari-Cagliari, tutto qua. E allora, punto di fortuna, il Bari-Cagliari e gli abbinamenti migliori per i migliori ritardatari li trovate in esclusiva ora nell'89-22-77, sempre dopo il tasto 3. Vi aspetto. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è bonk e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. Bianco e una patata, quel che metti in mezzo è una buona frittata, poi la fai saltare dentro la padella mentre dici felice che la vita è bella, è la casa dei tuberi, puoi venire anche tu e mangiare di più, casalotto in TV, yeah yeah yeah. Distanza è bonk
e la gioia è tanta, e poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. Bianco e una patata, quel che metti in mezzo è una buona frittata, poi la fai saltare dentro la padella mentre dici felice che la vita è bella, è la casa dei tuberi, puoi venire anche tu e mangiare di più, Casalotto in TV, yeah yeah yeah. Eccoci, allora riprendiamo un attimo il nostro gioco. Tante vi siete, insomma, come dire, concentrate, fissate su lui, che è un attore, è un bel uomo ormai, però non è Raoul Bova. Ci poteva essere, poteva sembrare, magari adesso i ragazzi di regia ci mostrano ancora la... Anche, ah, è vero, tanti anche. Ma senza neanche un tatuaggio. Però, infatti, è vero. Beh, a me su Facebook hanno anche scritto Freddie Mercury, però abbiamo detto essere italiano. E non so com'era di fisico Freddie Mercury. Beh, però è stato secco secco, ma non era così, no. No, Corona ci somiglia. Sì, però non ha un filo di tatuaggio. Prima dei tatuaggi? No, non penso proprio, no. No, no, ma tanto lo sappiamo. E neanche Raoul Bova, non è Raoul Bova. Nonostante, insomma, anche Raoul Bova ha un bel fisico, poi avendo fatto nuoto, ha due belle spalle. Però no, che dire, che aiutare, diciamo il mestiere? Ma hai già parlato dell'arte. Beh, figlio d'arte, uno può essere cantante, attore, conduttore. Politico, ce n'è di figli d'arte? Politico, insomma, no, un mestiere di questi quattro? Cantante, attore, cosa abbiamo detto, conduttore? Ma togliamo il politico, dai, manteniamo queste tre arti, insomma, dai. Che poi però con la frase figlio d'arte si intende un figlio che comunque segue il lavoro del padre. Potrebbe anche essere un calzolaio, ovviamente non lo è perché è un personaggio pubblico. Lui ha seguito le orme del papà, grande papà. Ma anche lui. Papà è stato un grande, e devo dire che anche lui piace tanto, dai. Sicuramente, dai, prima della fine della puntata, insomma, abbiamo ancora 12-13 minuti di diretta in streaming, ci arriveranno le nostre amiche. Molto bene. Allora, adesso però ci occupiamo dell'altra notizia, parliamo di politica, insomma, la politica sempre indietro. I cittadini, infatti, sono sempre molto più avanti dei loro politici e vivono nel quotidiano quello che la politica si ostina a negare e ad ostacolare. Sono nei fatti le coppie omosessuali, i diritti che richiedono e i doveri che accettano, non riesco a girare la pagina, aspetta, il loro inserimento nelle più ovvie relazioni sociali, i loro figli che in vari modi sono nati all'estero e vivono in Italia, bambini amati dai genitori, dai parenti, dai vicini di casa e dai compagni di scuola. Qua vediamo una serie, insomma, di immagini, e se ne sta parlando tanto, insomma, in questo periodo. È vero che noi siamo in Italia, non siamo un paese come può essere la Spagna, quindi... Ne abbiamo già parlato spesso, affrontato questo. Ma l'Italia siamo a livelli del Burundi, no? Forse nel Burundi sono più avanti. Insomma, siamo in una mentalità un po' indietro. Però anche qui non è, secondo me, tanto giusto dire che la politica la vede in un modo e il popolo in un altro, perché in realtà di bacchettoni in giro ce n'è veramente tanti, perché proprio in questi giorni, insomma, dove stanno cercando di varare, ma io ho sempre l'impressione che sia la manovra politica, perché puntualmente quando i cadreghini sotto il culo gli tremano, ci sono due argomenti, omosessuali e rom. Ecco, e quindi lì partono i dibattiti, no? E quindi sono argomenti caldi che scaldano gli umori da una parte, perché molta gente la vede nell'ambito
appunto omosessuale contro, e quindi allora lì tutti che si arrabbiano e di qua e di là e ci si mette un po' la chiesa, quello e quell'altro, dall'altra parte ci sono gli zingari. Ecco, e quindi puntualmente quando tremano i cadreghini bisogna cercare voti, e questo è un modo per farlo. Chi va contro si prende quelli che vanno contro, quelli che invece vorrebbero appunto legiferare, insomma, e quindi mettere in pratica una serie di aspetti importanti sulla notizia, quindi adesso lasciamo stare un attimo i rom, e quindi insomma è un gioco di voti, però poi sta menata va avanti da tempo. È impossibile che non si trovi un accordo, quindi ci vado a trovare, perché qua è davvero proprio, è la cosa più semplice del mondo. Il giudizio sull'amore è ridicolo, perché è veramente ridicolo, e quindi pesare questa cosa fa schifo. E fa schifo anche poi definire i rapporti umani di serie A e di serie B, perché è questo poi di fondo, perché i problemi sono sviscerati ormai da anni, quindi quali sono i motivi del perché si voglia arrivare alla legalizzazione, quindi nelle unioni civili, poi ecco, buttano dentro quella marcia in più che è quella che poi fa arrabbiare le persone che magari ancora non hanno ben deciso, perché mi rendo perfettamente conto che l'adozione dei figli può essere una cosa complicata. Io la vedo alla mia maniera, ognuno la vede a modo suo. Io credo che più che buttarsi sempre contro l'adozione dei figli dovremmo fare un passo alla volta. Quindi prima mi devi riconoscere, quindi devi riconoscere la mia esistenza, dopodiché il passo successivo. E questa è una manovra comunque televisiva e politica, quindi le unioni civili sono una roba ed è il primo step. Poi si parla di adozioni, ma mettere nella battaglia lo step successivo, non ancora avendo fatto digerire i bacchettoni lo step primario, la trovo davvero complicata ed è bieca, e quindi vuol dire poi buttare alcol sul fuoco, far arrabbiare le persone, perché poi i giudizi e i pensieri sono ovviamente personali, no? Nessuno deve cercare di cambiarli, ma credo che non occorrano delle grandi manovre né politiche né giornalistiche né di grande stampa e cancan mediatico che si vede per parlare di sentimenti e semplicemente creare quella che è la base perché due persone possano stare insieme, perché insomma nella storia di coppie gay che stanno insieme 20, 30, 50 anni, arrivano alla morte, è piena la storia, e come nelle coppie etero, montagne di separazioni che dopo pochi mesi di matrimonio magari insomma finiscono, è normale, fa parte della vita, quindi quello è sentimento, però ecco, un matrimonio che può fallire dopo pochi anni, subito, quello che è tutelato in tutta una serie di cose, dall'altra parte no. Sono queste le cose, inutili che poi continuino a far vedere anche sul web. Io mi arrabbio quando vedo le macchiette o delle robe che neanche nei carnevali più disparati si sono viste, perché il mondo omosessuale non è quello lì. Quelle sono quattro macchiette e vanno a cercare durante magari un gay pride dove è puro e sano divertimento, e allora lì magari i toni e gli eccessi ci stanno, perché è una sorta di dichiarazione insomma esagerata, però poi nella vita comune non è così. E a quelle persone che sono in bilico, no, nella decisione, ma sì dai è giusto così oppure no sono contrario, gli dai quella botta per cui rimangono dalla parte contraria, ed è sempre tutto, come in questo merdoso paese, una manovra politica, sempre, c'è sempre di mezzo un interesse, mai l'interesse del cittadino e di mettere le cose a posto per come dovrebbero essere senza creare grandi casini, no, è sempre un creare guerre, perché guarda che anche la forma razziale che si è creata, qua ritorniamo ai Rom, è pesante, perché ci sono da sempre, quindi sicuramente è un popolo particolare, insomma magari non pulitissimo, però io non credo che sia il fallimento dell'Italia o il problema principale dell'Italia, ce n'è di rogna, però quando abbiamo tanta roba e quando metti la roba sotto lo zerbino, no? La cosa che salta all'aria, omosessuali e rom, e lì allora partono i dibattiti. Marco, torneremo sicuramente su questo argomento, però dato che il tempo inizia a diminuire sempre di più, e poi abbiamo l'ultima notizia, ci tengo perché parleremo di lei, della mia amica che anche lei insomma ha sangue sardo, e allora dai, vorrei dare un po' di spazio anche alla Canalis, ti lascio ti correre... lascio un minuto per la Canalis. Scherzo. Ma me ne tengo 5. Ti lascio con i nel no, andiamo subito adesso. In redazione, molti di voi l'hanno attesa, io ho scelto di parlarne alla fine, così abbiamo l'opportunità di avere a raccolta tutti gli amici del web. Il codice che costa solo 1 euro lo vedete qui sotto, è già pronto, è già aperto, andiamo a vedere in redazione quali sono i contenuti, sarò velocissimo, siatelo anche voi, andiamo.
Rieccomi, l'ho detto, sarò veloce. Allora, quando io e Lio vi diciamo al costo di un caffè, ci riferiamo al costo di un euro. Un euro, poco più di un euro, è il costo totale della chiamata. 892288 è l'unico vero protagonista che si merita di dire al costo di un caffè dopo il tasto 3. Quindi costo totale un euro, poco più di un euro. Vado veloce perché allora questo è il servizio che ci porta a spendere poco ma avere anche un ottimo consiglio. Parliamo ancora una volta del 90 che sta al top e vicino ad alcuni radicali diventa un'ottima possibilità, ma c'è anche un evento straordinario. Allora, il 27,72 è un vertibile di figura 9 importante, ci porta al raggiungimento della somma 99, trova conferma allo 0,90 con dei radicali. Ve lo lascio lì, tra poco lo troverete. State attenti a quel 2,8 perché è la terza volta che si presenta. Questo è un aspetto davvero singolare, questi due numeretti ne chiamano altri. È la terza volta che arrivano ed è una particolarità. Occhio perché è rara, quindi in 18 anni di frequentazione quotidiana questa è la seconda volta che usiamo una traiettoria del genere, va sfruttata. Dove l'abbiamo inserita? Non nel codice che costa 2 euro, non in quello che ne costa 3, tantomeno in quello che costa 6, ce li abbiamo tutti anche noi, ma in quello che costa solo 1 euro. 892288, non dico più nulla, tasto 3 al vero costo di un caffè, vi aspetto. Distanza è poca e la gioia è tanta, e poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, Casalotto in TV, yeah, yeah, yeah. Un tartufo bianco e una patata, quel che metti in mezzo è una buona frittata, poi la fai saltare dentro la padella mentre dici felice che la vita è bella. È la casa dei tuberi, puoi venire anche tu e mangiare di più, Casalotto in TV, yeah yeah yeah. Al volo, Marco, come promesso, canale Canalis, ironica la nostra Elisabetta. I sociopatici, il programma community di Rai Radio 2 che analizza la realtà attraverso social network e web, è stata ospite Elisabetta Canalis, disponibile al gioco degli... Non è proprio la Canalis questa. Ah, avevamo subito la soluzione, allora non ci siamo capiti con l'autore. Allora con l'autore non ci siamo capiti, scusate. Era lui, Alessandro Gassman, il nostro bonbono di oggi. Molto bene, devo dire che alla fine ci siete arrivate in tante, non è soltanto una delle... Chissà se è photoshoppata sta immagine o era proprio così. No, la fisicata, così, guarda così. Che io me lo ricordo, a quei tempi, però anche adesso è sempre un bel uomo, è un bravo attore. Invecchiato, però sì. Caspitina. Bell'uomo. Torniamo bravo dalla Canalis. Allora, dicevamo che è stata ospite Elisabetta Canalis, è disponibile al gioco, insomma, degli irriverenti conduttori che gli dicono: ormai sei una MILF, ha detto scherzando, Fabrizio Biggio alla Showgirl, che è stata al gioco e ha risposto: rientro perfettamente nella categoria, vero?
Però di solito alle MILF piacciono i giovanissimi, mio marito invece ha 11 anni più di me. Tra parentesi, fino alla famosa depenalizzazione del reato di ingiuria, dare della MILF era molto molto rischioso. Però no, dai, della MILF a Elisabetta Canalis per una volta la difendo. Quanti anni ha sta donna? 40 li ha fatti? No, quasi forse. No, no, non... No, allora no. Dai, è un po' prestino. Credo che una MILF dopo i 40 ci può stare. Bella, dai, una bella mamma, insomma, sì, giovane. Sì, sì, sì. C'era anche un'immagine molto carina, inconsueta per le sue solite espressioni, sempre un po' di estrema postura, però devo dire, eccola qua, sembra un po' la Bullock. La Sandra, sì, non so perché, è vero, però ecco, questa immagine mi piace, sa di naturale, non di artefatta, come insomma invece lei spesso molto si posta e postura. Detto questo, visto caro che tante... Marco, stasera ci sarai anche tu, ancora tu? Non lo so, dobbiamo decidere. Se torni decidere. Tu o viene ce lì, la dove... giochiamo a carte va io bene. E io. No, non lo so, penso di sì, vediamo poi stasera chi si libera. Volevo ricordare, perché tante amiche poi in realtà abbiamo anche un po' giocato su Gasman, però lo avevano indovinato molto prima. Allora io per oggi, quindi per questa sera vi voglio fare un regalo, poi vi lascio in chiusura le linee. Bari Cagliari, segnatevelo. Il 17 sappiamo che è il nuovo centenario di Bari, ma è molto interessante anche a Cagliari. Ci sono due abbinamenti, quindi non vi giocate, non mi piace. Io ve li do, poi fate quel che volete. Il 17 con i consecutivi 89 e 90, devo dire formula classica, sono molto molto carini per questa sera. Quindi doppio ambo terno Bari Cagliari, 17 con l'89 e 90. Vediamo che cosa succede. Allora, siamo sui saluti finali, tanto qui il tempo non è poi così tiranno. Vi ricordo che invece l'89-22-88 al costo di un caffè è in grado di fornirvi un'opportunità dal gioco del 90 a quella straordinaria combinazione dove per tre volte consecutive è arrivato l'ambo 2-8 a Firenze e lì nasce una piccola giocata. Ci vediamo questa sera puntuali alle ore 20 sempre qui nel web. Grazie Marco, quindi buon pomeriggio, sempre l'appuntamento in streaming alle ore 20 su casalotto.it. Noi ci saremo e anche voi, ne sono sicura. Ciao! Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Oh, oh. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento, io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di